Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti da Tiger. Sono stata da Tiger, è già arrivata la roba nuova di ottobre e ho preso qualcosina molto carino. Spostiamoci sulla scrivania così vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, questo mese la borsa di Tiger è stupenda. Questa è davanti con i teschi che mi piace tantissimo, mentre dietro c'è su i cactus. Quindi questo mese sarà un po' a tema Halloween e un po' a tema cactus. Allora, questo è il volantino, ovviamente in copertina ci sta Halloween e ci sono veramente un sacco di cose appunto tema di Halloween, quindi con i teschi, con le zucche, c'è anche una sacca di sangue. E poi c'è la collezione cactus che è veramente carina. Vedere un attimino così velocemente, ci sono anche una serie di cose per l'inverno. Io ho comprato i guanti, quelli tagliati, quindi dove escono le dita. Li ho presi questi neri con, con le striscioline argentate. Non li ho qua da farveli vedere perché li ho portati al lavoro, perché purtroppo quel periodo qua, quando non si accende ancora il riscaldamento, in ufficio da noi fa freddissimo e quindi li ho portati per quando sono al lavoro. Poi queste altre cose, questi giocattoli, poi abbiamo la cassetta delle lettere, spio con la coda dell'occhio, è un kit per investigatore privato presumo, e poi le cose per la cucina. Questa è una sveglia, è un timer molto carino, e poi c'è anche un ricettario, quindi se qualcuno è interessato c'è anche il ricettario. E poi fanno vedere il prossimo anno, batti tutti sul tempo, c'è l'agenda dei 15 mesi, quindi non ha più 12 ma 15 mesi, da ottobre 2018 a dicembre 2019. Io comunque ripeto, l'agenda io me la creo e quindi non la prenderò. Allora, andiamo subito agli acquisti fatti. Allora, a tema cactus ho preso questo quaderno, praticamente è un watercolor painting pad, praticamente ci sono tutti questi fogli con inserti in foil oro e si possono colorare, quindi sono dei fogli da colorare con l'acquerello. A me piaceva l'idea di utilizzarle magari per fare delle dashboard. Guardate che carina, queste con le piante grasse, quindi magari li coloro e diventano delle copertine, dei divisori per l'agenda. Ora non ricordo il prezzo, vediamo se ho lo scontrino. Pagato 3 euro. Poi ho comprato questo portapillole per mia mamma e l'ho pagato 2 euro. Allora, praticamente ci sono i 7 scompartimenti, ognuno si apre singolarmente e c'è dall'1 al 7. Ecco, magari io ci metterò delle etichette che ho scritto i giorni della settimana, perché forse è meglio. Poi ho comprato il taglierino di precisione, questo fatto a bisturi. Una ragazza mi aveva chiesto in un video dove si trovava, ecco, io l'ho trovato anche da Tiger. L'ho preso perché il mio, quindi quello che io ho, ha la punta un po' storta qua, quindi la punta si curva un pochino e quindi l'ho preso da tenere comunque di scorta. E ci sono dentro anche delle lame di ricambio. Il taglierino l'ho pagato 3 euro se non sbaglio, esatto 3 euro. Poi a 1 euro ho comprato questa matita, è una matita carinissima nera con su tutti i teschi messicani e sopra ha questa gommina, vedete che si vede anche la mandibola della bocca, a forma di teschio, sempre teschio messicano. Poi a 1 euro ciascuno ho trovato i due nastrini, questi due nastrini, che
che erano usciti per il bullet journal. Questo con la zip e questo invece così con queste ondine bianche, bianca e blu. C'erano solo queste due fantasie e io le ho prese tutte e due. Poi a un euro ho preso i tovaglioli di carta e sono questi qua con sui teschi messicani, mi piacciono tantissimo e li ho presi. A 2 euro invece ho preso della scorsa collezione, infatti vedete che è incartata con la carta della scorsa collezione, la tazza, quella con la scritta oro Desk Diva. Io non credo che la utilizzerò per far colazione o quant'altro, ma la metterò sulla mia scrivania con dentro magari le penne, quindi sarà un porta oggetti. Questa carta velina io penso di tenerla da parte perché è molto carina e potrei utilizzarla per fare qualche cosa, quindi la tengo da parte, non la butto. Poi a 2 euro ho comprato questo gioiello, diciamolo gioiello, è un braccialetto fatto in macramè, molto carino, mi piaceva perché vediamo se riusciamo a sganciarlo, ok, eccolo qua, molto carino, guardate che bello. È per Halloween, però io lo metterò su anche, no, soltanto da Halloween, a parte che comunque io non vado a festeggiare Halloween, per cui. Infine ho acquistato a 1 euro ciascuno un po' di stickers, eh sì, perché finalmente da Tiger sono arrivati gli stickers, ora ve li mostro uno a uno. Allora ho preso questi, che secondo me sono sticker funzionali da utilizzare soprattutto sul bullet journal, e sono questi coi triangolini. Le fantasie sono sempre oro glitter, oro normale, poi qui è verde, qui fucsia e qui un bel corallo, questi rombi. Passiamo agli stickers che ho trovato. Allora, di Halloween ho preso questi. Allora, diciamo che di Halloween non volevo comprarli perché, a parte che sono uguali a quelli usciti l'anno scorso, ma poi anche perché io ho fatto un kit mio, quindi ho degli stickers miei, però questi erano, non erano uguali a quelli dell'anno scorso ed erano, sono molto carini, mi sono piaciuti tanto, allora li ho voluti prendere. E poi ho trovato una serie di stickers, allora questi coi gattini hanno comunque degli inserti oro. Ho trovato questi bellissimi cigni che hanno degli inserti argentati, anzi questi cigni secondo me staranno benissimo sull'agenda quella che ho creato per Sabri Nails, e quindi Sabri, se per caso li acquisti, secondo me nella tua agenda questi staranno benissimo. Poi sono arrivati in ritardo, ma ci sono gli stickers dei Lama e quindi li ho presi. Mi piaceva l'idea di questo alfabeto e quindi l'ho preso, chissà, magari per fare qualche decorazione. E poi ci sono questi stickers dei cactus che sono veramente deliziosi, questi credo siano nuovi perché appunto nella collezione di ottobre ci sono anche i cactus. E poi sono tornati alcuni unicorni, questi qua cicciottini, quindi ho preso questi cicciottini e questi diciamo normali. Anche qua se sono nuovi, non c'erano. E niente, quindi questi sono tutti i miei acquisti di Tiger. Spero tanto che vi siano piaciuti. A me sono piaciuti, non sono stati tantissimi, però sono stati molto carini. E finalmente Tiger si è rifatto un po' con gli stickers, perché ne ho presi veramente una marea. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a lasciarmi un pollice in su e ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!